e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra No So Berry Challenge e guardate la nostra Deidre ragazzi quanto è felice! Di aver incastrato il caro Renji. Perché sì, vi ricordo che tra loro c'è questo accordo. Hanno deciso di avere insieme questo figlio che Dedre tanto desiderava. Per avere insomma questa collaborazione anche politica, diciamo, chiamiamola così. Ma lui non sa che lei lo sta solo usando. Per farsi strada ancora di più nella carriera è fondamentalmente non avere una, un avversario, il più temibile, da dover sconfiggere. Quindi festeggia la grande, ragazzi, se la sta proprio spassando. Ma in tutto questo, dov'è Rengi, ragazzi? È qui. Che, come dire, è un po' affamato. E mentre la nostra... Eh però caro mio, perdonami, cambiati, cioè ma non stiamo scherzando. Dicevo, mentre la nostra lì, intenta a farsi il bagno, lui è qui, ragazzi, anche lui sorridente, soddisfatto. Perché vi ricordo che eh, Renji, ragazzi, è molto preso dalla nostra Deidre. Caro, mettiti qualcosa. Molto, molto preso. Tant'è che da Deidre è diventare la fidanzata e vuole chiamare qualcuno. Diciamo sì, lui avrebbe proprio voglia di fare una telefonata. Però si rende conto dell'orario, ragazzi, e lascia perdere. Cosa può fare quindi? Preparare qualcosa. Magari, ecco, vieni qua, svuota. Perché sì, i nostri sono ancora qui, ragazzi. Servi la cena. Mm, non hai molto da offrire. E la nostra, sebbene abbia il plumbob bob girato. Vedete, anche lei comunque vuole flirtare e tutto il resto. Ci pensa lei, dai, si offre lei, magari propone. No, va bene. Dai, prepara tu tanto maccheroni al formaggio maccheroni al formaggio, dai, prepara qualcosa. Quindi, cara, abiti, cambia abito. Eh, indossa, che ne so, a caso questo, vabbè, oddio, addirittura, no, beh. Dai, indossa qualcos'altro tipo questo. La nostra si sente vincente. Ricordo questo: fai un test di gravidanza. Ma noi non lo faremo, ragazzi. Asciuga: non ancora. Non so perché fosse sporco, ma vabbè. O forse sì, lo so, ragazzi. Eh. Immaginiamo. E lui è qui, ragazzi. Sì, ora è un po' a disagio perché affamato, però fondamentalmente molto, ma molto soddisfatto. Lascia fare, caro, lascia fare. Molla. Quindi la chiamerà a tavola. Bella addormentata, guarda che è pronto. Lui vieni allora a pulire il bagno. Eh, ma tesoro, l'hai fatto tu il disastro. Uh, insomma, no? E quindi sì. È molto molto soddisfatto, ragazzi. Ma vi anticipo, sebbene non voglio farvi ancora spoiler, non solo perché è molto preso da Deidre, ma anche per un altro motivo. Quindi forza, siediti e lui vuole parlare. Quindi amichevole chiedere della sua giornata. Che ovviamente sarà un Allora ah, hai sempre uno splendido sorriso anche appena sveglia. Eh, lo so, tesoro. Ci stai provando, va bene. Inoltre, ora posso dire che sei veramente soda come una statua. Insomma, l'avevo sempre immaginato, ma ora posso veramente confermarlo. E ti prego, non mandarmi a quel paese per questo e non dire che devo prendere il primo aereo e tu andarmene via perché insomma abbiamo un accordo, no? E lei ragazzi è zitta affamatissima in questo momento. Figuriamoci se sparecchia. Lei sta dicendo, senti... Accomodiamoci, va. Vai caro, ripulisci. Perché figurati se la nostra Daydre si toglie il piatto, ma stiamo scherzando. Dopo tutte, ospite, ha già ragazzi pulito sia il VC che... Eh, la vasca, cioè la, nel senso la, la pozza, no? E lei, ragazzi, guardatela, è giocosa. Perché adesso qualche altra mossetta, no? E secondo lei, Renji, sarà proprio... Cioè, è proprio nelle sue mani. Cioè, proprio cascato, ragazzi. Quindi direi che la nostra vuole flirtare con lui, ovviamente. E poi... Proprio... Tesoro hai tamburi nel cervello Ma tu <ride> Beh sai io sono bella come una rosa oh, Del resto oh, Non è un lupitanno oh, no. oh. Ma non mi dato neanche un faccio del buongiorno mm. Guardatela ragazzi È bella e ci prova mm. Eh sì ragazzi È come se ci prova mm. Perché se lo deve tenere buono ragazzi Diciamocelo hey. Quindi sussurra anche smancerie. Lei cercherà di fare di tutto. Buttandola anche un po' magari sullo scherzo, così, no? Per tenerselo buono, fondamentalmente. E chiederà anche lei della sua giornata. Giornata, sono le tre. Quindi tra poco vi rimando a dormire. Allora? Non ti facevo un tipo così socievole, sai? Sei anche un gran chiacchierone. Beh... Ho avuto un'educazione molto rigida, sai. Io pulisco, faccio le pulizie di casa. A differenza tua, non lo so, è tutta un'altra musica. Sì, avrò anche un'auto di lusso. Ma, come dire... Nella mia vita, sebbene abbia vissuto nel lusso, ho dovuto anche faticare molto. Beh... Non giudicare un disco dalla copertina. Beh, tesoro, non era proprio così, però va bene. Eh, Anch'io ho dovuto faticare molto. Non hai fatto uh, bene le tue ricerche con il tuo smartphone? Green. Beh, ti ho visto sempre ben vestita. Sì, è vero, ma sappi che vengo oh, da una famiglia molto umile. Mio padre benissimo. si è fatto da solo. Beh. Conosco perché, ragazzi, mi sono comunque uno scienziato molto molto famoso, no? Beh, conosco insomma, tuo padre, beh, sì, ora oh, brilla il sole sulla nostra famiglia. Ma un tempo viviamo no. <ride> no, nell'immondizione, ma quasi beh, sì, anche noi oh, uh -huh. la nostra fortuna non è certo più oh, uh -huh. dal cielo. Tutti, tutt ma ora smettiamola di parlare di queste l'amate, Beh, hai paura che possa spezzarti il cuore per caso? Ma noi non abbiamo una relazione, no? Beh, sei è vera, hai ragione. Eh, di sì per l'aspetto tesoro. Sarà facile come una partita di baseball e non commetteremo errori, non faremo monnezzate. Beh, no, certo, nostro figlio dovrà sempre andare in giro vestito molto bene, beh, come suo padre del resto. E a proposito di questo, a parte, insomma, discutere degli abiti che dovranno stare nel suo cassettone, vuoi dirmi qualcosa? Eh? Cuore mio, beh, sì, dicevo, a parte gli abiti, e sai, il c'è il ristorante di lusso. C'è una cosa di cui voglio parlarti. Non avrà il mio cognome, quindi non sarà un Kurosaki. Però ci tengo che quantomeno abbia un nome che richiami la mia cultura. Le mie origini nipponiche, capisci? Mmm sta valutando lei, va bene su questo possiamo metterci d'accordo ma sì attirerà, lei sta già pensando beh sì è un'ottima idea attirerei anche il, il voto sta pensando un domani perché lei ancora ragazzi non va avanti a voti però già sta pensando perché la nostra ragazzi ha un cervelletto sta sempre lì, macchina, pensa, fa e sta pensando che dando a suo figlio un, do un domani, qualora fosse incinta, ragazzi, un nome ehm, giapponese attirerebbe anche no quella popolazione, ragazzi, appunto il voto comunque dei giapponesi, mettiamola in questo modo, e quindi perché no? Lei vede soltanto il vantaggio in tutto questo, ragazzi. Quindi tesoro, mh, stringilo dai. Poi dovrà fare attività fisica, sai Ci tengo particolarmente Ma certo Tutto ciò che vuoi, insomma A parte... Il cognome Beh sì, quella è un'altra musica So che scoppierebbe una guerra Se provassi a convincerti a dargli il mio cognome No, 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 non scoppierebbe nessuna guerra Perché è un no Capisci? Quindi rassegnati. Oppure veramente sali sul primo aereo e te ne vai? No, no, per carità. Abbiamo trovato un'intesa, no? Ora ci sono nuovi colori nella tela della nostra vita. Eh, beh, ragazzi, fai fichi fichi. Possiamo andare d'accordo, quindi perché rovinare tutto? E lei lo adorerà, dirà: Vedo. Che oltre a essere... Non voglio neanche discutere davanti al cappuccino, guarda. Beh, hai ragione, quindi teniamoci per mano in questo progetto. Ma sì, vedrai. Sarà un qualcosa di fantastico. Magari, sai, per non uh, rovinare le nostre apparenze, la nostra reputazione, forse dovresti trasferirti da me? Eh, nel senso, no? Dovremmo anche sposarci. E lei già qui, ragazzi. Mm, guardate come lo guarda. Sposarci? Parli sul serio? Guardate lo sguardo. Proprio come per dire eh, scherzi, vero? Ma guarda, io e il matrimonio. Boh, non andiamo molto d'accordo. Ecco, per quello scoppierebbe una bella guerra. Quanto al trasferirci, <ride> potremmo pensarci. Un domani? Potresti trasferirti tu da me? Ma preparati a mangiare anche tre mezzi del formaggio grigliato, sai? A casa mia. Mangiamo anche cose umili, capisci? Che c'è, caro? Reagisce la prima neve. Eh, l'abbiamo capito, ragazzi. La nostra, ovviamente, immaginiamo sia trascorso un po' di tempo, magari sia partita per un periodo, mettiamola in questo modo. Inizia a sentire ad avvertire i primi sintomi. Quindi, arrivata a questo punto, ragazzi, eh, direi che la cosa è piuttosto chiara. La nostra è rimasta incinta. Ed è incinta. Del, Dell'erede della terza generazione, ragazzi. Perché vi ricordo che può avere un solo figlio. Quindi, questo è. Invita Rengi a pattinare. Perché in questo momento, dai, su, non stiamo sempre solo a parlare. Di questo. Anzi, aspetta, però, magari se esci, tesoro mio, sai, altre scelte. Mm, Me lo sono perso. Aspettate, ragazzi, abiti. Cambia abito, magari indossa qualcosa di un po' più pesantuccio, tesoro mio. Perché altrimenti temo ti verrà. Uh! Pattina in giro, che bello. È lui che ha detto: Dai, su, smettiamo di parlare di queste cose. Vieni, pattiniamo un po'. Eh, beh, un po' come se potesse leggerle nel pensiero, ragazzi. Tesoro, stai attenta. E critica qualcosa, beh certo, lei è una snobbona ragazzi, quindi critica qualcosa, sì. Dopodiché racconti una barzelletta, vuoi raccontargliela? Eh ma adesso non puoi. Esegui un numero di pattinaggio, mm -hmm. ok. E quindi sì, oh mamma santa, l'avete visto ragazzi, ha fatto un volo tremendo, va bene. Oh. Non... Vanno oh. d'amore e d'accordo questi due. All'apparenza, ovviamente. Quello che crede Renji. Che comunque siano riusciti a trovare una sorta di accordo. No? Non sa che la nostra vuole soltanto guadagnarci in tutto e per tutto. Quindi basta pattinare, vai qui. E anche tu, tesoro, basta così e vai qui. Quindi fai qualcosa di romantico. Bacia ed è sì, caro. però, guarda mi fai soffrire. Eh, ragazzi, sono proprio come due calamite. Per... Cioè, lei comunque, anche se non lo ammetterebbe mai, ragazzi, è fortemente attratta da lui. Non lo ammetterebbe proprio, però, è attratta. È come se lo è, vedete. È un continuo abbracciarsi. No. E lui vorrebbe questo, eh. Vorrebbe, ragazzi, come, ma non ancora. Racconta una barzelletta spinta. Beh, insomma, <ride> le abbiamo provate tutte. Ci manca solo il razzo, eh. Come posto, sì. Guarda, non farmi questi discorsi volgari. E poi il letto resta sempre il mio posto preferito. Vabbè, non voglio entrare nei dettagli, ragazzi. Beh, abbiamo un trovato una certa sintonia, no? Hai fame? Vuoi mangiare qualcosa? Volevo portarti a pranzo fuori, sta dicendo lui. O magari a colazione. Mm. Ma adesso sì, un po' di fame. Ma chi se ne frega di lui? Eh, lavora da casa, tesoro. Fai fichi fichi eccola lì. Eh, ragazzi, sempre lì, è sempre quello, eh. E visto che entrambi vogliono fare fichi fichi, la nostra dirà qualcosa del tipo: Beh, adesso vorrei fare qualcos'altro con te. Non ho ancora quel tipo di fame. Ma dopo si va al ristorantino. Oh, no. E andiamo. Va bene. Ogni tu decidere un ordine, non vorrei mai far scoppiare una guerra. Alla, cioè, con la futura madre di mio figlio o di mia figlia dovrò andare in più. Che d'accordo? Non voglio insomma che venga fuori una monnezzata. Abbiamo un accordo, no? Beh, certo, e dovremmo iniziare a studiare dei libri, acquistare dei libri sulla genitorialità. Se vogliamo. Ottenere il massimo da questo, perché poi, ragazzi, entrambi fondamentalmente si ritrovano, cioè vanno d'accordo anche sotto un altro punto di vista, entrambi poi vogliono um, il meglio, cioè, obiettivamente, fatti una doccia fredda, caro. Eh, sono tutti e due molto mh, ambiziosi. Cioè, non è, hanno dei, degli standard precisi per questo pargolo che deve arrivare. Quindi, ecco, vogliono studiare. Eh, critica il lavoro, vai, vai a criticare il coniglio perché a me sto coniglio mette l'angoscia. Eh, vogliono entrambi, comunque, ecco, un'istruzione per esempio di primo livello. Vogliono delle caratteristiche ben precise. Mettiamola in questo modo: quindi, sì, tesoro. Poi ti lavi le mani, perché tra non molto, ragazzi, scrivi una lettera, va bene, manifesta il mercato delle spezie. Mm. Ok, tu invece, sali di livello in carisma, va bene, devi fare altre cose, non, non ci interessa molto il, il suo, diciamo, aspetto lavorativo, non ancora, ragazzi, eh. Cioè, nel senso che deve sta effettivamente considerando l'idea di quantomeno non sposarlo perché figuriamoci. Vai, vai, cara, se no ti vedo male, criticherai dopo. Vai, vai, vai in bagno. Quanto meno di... C'è qualcosa? Mettiene dei talenti, no, non ce ne frega niente. Quanto meno di um, appoggiare, insomma, l'idea che ha avuto lui di trasferirsi per rendere più credibile la cosa. Cioè lei vuole, ragazzi, che lui ci caschi con tutte le scarpe, detto proprio fra noi. E per essere credibile... Deve farsi vedere ben disposta comunque ad accettare le sue idee, mettiamola in questo modo. Quindi, caro, fai una cosa mentre lei è qui, che insomma, no? Cara, ti prego, non distruggermi le cose. Poi potresti fartelo, concedertelo un pisolino. Lei sta qui a criticare, no, sedersi, no, scusami, fai un pisolino. Allora ragazzi, siamo alla Baita Innevata, il ristorante appunto in cui il nostro Regi ha portato la Cara Deidre, creato da Unsweet Table 998, 998, sì, un lotto ampio nel, nel retroterra, perfetto per costruire la casa dei tuoi sogni, vabbè, questa è po' credo una frase standard diciamo ed è veramente carino io cercavo proprio qualcosa così di semplice molto rustico perché vi ricordo comunque che in teoria siamo in una zona di montagna in questo momento ed ecco qua il locale molto ma veramente molto carino con tanto di pista di pattinaggio qua fuori ragazzi e mi piace veramente tanto allora qui iniziamo da, dall'alto diciamo c'è anche un angolino, vedete, con il caminetto, libri, candele, mi piace tantissimo. Ehm, altri tavolini qua sopra, al piano di sotto, ragazzi, la cucina, i bagni, come potete vedere, molto carini. E poi il locale, ecco qua. Questa a mezza manica, signora, ma ha visto che c'è la neve? Vabbè, lasciamo stare. Tavolini, ragazzi, molto, molto semplici, Certo, magari l'alberello in questo momento non è proprio, no? Vabbè che siamo in inverno ragazzi, vabbè ci sta, dai lasciamolo E quindi sì, il locale è semplice Ma mi piace veramente tanto Quindi i nostri Lui l'ha portata qui, notate che sono le 10.37 Ma perché? Perché sappiamo come funziona In The Sims ragazzi E quindi mm, Mi hai portato In un posto davvero carino, beh non perdo tempo a prendere mosche Per la futura madre di mio figlio solo il meglio, no? E poi... Sono un kurosaki, beh certo uno come te non perde tempo nel Insomma, fare... tirare bidonate, spero solo che non ci sia solo cibo spazzatura, ma tesoro guarda c'è un'ampia gamma di colori in questa cucina, fanno anche cibo di alta qualità, beh dai non essere un discorotto, lo sai che io mi accontento di qualunque cosa e poi ho uno strano appetito, guarda mangerei anche te in questo momento, beh sai in effetti Oh tesoro, sì, ha un... Lui, lei, non chiamarmi tesoro, perché lei, ragazzi, insomma, ci tiene a mantenere, questo è un accordo, ti ricordo che io e te non stiamo insieme, oh mamma mia, non essere così rigida, ti volevo soltanto dire, è un intercalare tesoro, cosa pensi, che io, uno come me, voglia stare con una come te? Sì tesoro, noi lo pensiamo tutti, però vabbè, lasciamo fare, e volevo soltanto dirti che ci sono, non troverai opere d'arte all'interno di questo posto? Sì, qualche quadro, sai, un po' rustico, un po' del luogo, ecco, ma nulla di particolare, no? Sai, paesaggistico, roba così. Quindi non aspettarti che sia chissà cosa da quel punto di vista. Solo questo volevo dire. Guarda, va bene qualunque cosa, anche mangiare tre mezzine di formaggio grigliato in questo momento. E eh, vedete, si attaccherebbe pure la ciotola, ragazzi, perché ha fame, ha eh, una fame pazzesca. Quindi sì, basta lettiere, va bene, ecco, pattinare, più tardi sì. I doni non direi che non è il caso, tesoro mio, perché lascia, lascia fare. Però ecco, questi due sono sempre lì, ragazzi, pronti a punzecchiarsi. Quindi non vorrei prendersi troppo freddo, vedi? Vogliamo entrare? Leo, oh, ma quanto sei premuroso? Ti ringrazio, hai prenotato, spero, vero? Vedete, infatti, c'è una forte attrazione fra loro. Va bene che ora col tempo, ragazzi, perché poi a, for a forza di flirtare, di chiacchierare, automaticamente anche la barra dell'amicizia. Sale, però sono anime gemelle, un cuore e due sim. Però se, se notate, comunque la barra dell'amicizia è più bassa perché? Perché proprio um, c'è un accordo tra loro, non è che loro siano poi grandi amici, parliamoci chiaro. Quindi lui chiederà un tavolo, però qualcosa di un po' più appartato, secondo me. Magari questo ecco chiedi un tavolo, adesso la nostra dovrà ah, tornare a casa e parlarne con, la, con i genitori, eh sì, perché i genitori i ragazzi non sanno un pero di tutto ciò, quindi ora voglio proprio vedere, mi farò due risate, allora questo è più un posto da colazione in realtà però, eh. mm. vabbè, va bene lo stesso, magari lei aveva qualcosa di dolce, sapete le voglie, eh, succede, quindi lei prenderà una torta di meringa al limone, con, con un tè, perché ovviamente, ragazzi, in questo momento non è il caso di bere caffè e cose del genere. Quindi... Uh, sì. Un tè disintossicante al limone, miele e zenzero. Ce la vedo proprio che ordina qualcosa del genere. Mentre il nostro potrebbe ordinare un cappuccino. Ma sì, forse è una camomilla calmante, perché appena... Scoperto, insomma, che diventerà papà, ragazzi. Vabbè. E per lui, magari mh, torta di mele, dai, così uno sfizio. Immaginiamo lei. Mh, guarda, veramente ha più bella di qualcosa di dolce. Quindi, magari immaginiamo che lui prima eh, magari la poteva, la stava portando in un altro ristorante. Poi all'ultimo ha cambiato perché, ovviamente, ragazzi, le voglie sapete com'è, no? E quindi sì, la nostra dovrà assolutamente tornare a casa, ragazzi, perché dovrà comunicare so, ai suoi so, genitori, Vanessa ciao cara Alice, Bacinabe, che insomma è incinta. Ma scusami, perché qua? Tesoro, ma non ho parole. Leggi il Signore dei Flagelli, che ti devo dire? Dai, leggilo. È interessante, sai, poter anche leggere, insomma, lui, ma devi leggere proprio adesso, eh, sì, caro. Ecco, qui magari un po' di perfidia. La tira un po', un po', un po fuori lui, eh. Disputa. Magari, no, urla contro, no, magari la tratta un po' freddamente. Chi è? Giada, no, tesoro, adesso non è il momento. Smetti di leggere, perché lui in questo momento si fa un po' girare il plumbob. Ma dovevi proprio è? Eh? Proprio adesso, vero? E lei... ma non è il momento di leggere, non ti pare? Mamma mia, non fare il difficile! Sei tu che a volte sembra proprio che non sai come comportarti! È uno scherzo, per caso! Eh? Sei un tipo difficile, eh? Eh sì, tesoro, lo è. È un tipo difficile. Ma secondo me qua non arriverà mai niente, ragazzi, perché vi dico la verità... Ecco, può togliere dal pelo sta roba, no? Eh? eh, dai, lei su, mamma mia. Abbiamo stretto un accordo, ricordi? È come se avessimo scritto un patto, anzi, forse dovremmo firmare qualcosa. Lui guarda già preparato tutti i documenti. Per chi mi hai preso... Al Dip nostro ritorno... Uh -huh. A casa... Sarà tutto fatto... <ride> mm -hmm. Bene... Sono contenta che non perdi tempo... In chiacchiere... Prevedo delle buone giornate di sole per noi due... Beh, in effetti sai, sono stato un po' rude, forse... Perdonami... Sai che ci sono alcuni atteggiamenti che proprio non tollero, eh... Sì, ragazzi, perché vi ricordo che Renji comunque è stato cresciuto... In modo molto rigido. Quindi alcuni atteggiamenti possono dar fastidio. Ora dove. Ah, bello! Ma che bello! Si mangia con, uh... ragazzi. Sono veramente estasiata da questa cosa. No, scusate, però, eh. Non voglio rompere il pero. Però dai, è una cosa molto triste, Avere insomma, i eh, libri nel piatto. Mangiate, mangiate, dai, Beh, la vita non è un videogioco, io sono pronto a tutto. Beh, certo, proprio perché non è un videogioco e perché, insomma, ora arriverà un nuovo colore nella nostra vita. Sta proprio a pennello, tesoro, sì, perché sta per arrivare la generazione gialla. Ehm, sappi che, insomma, dovremmo tornare indietro. Lei ora farà una conversazione con lui, ragazzi, ovviamente. Conversazione profonda in cui gli dirà, guarda, dobbiamo poi tornare indietro perché... Mio padre mi ammazzerebbe se partorissi e tornassi a casa con un bambino senza dirgli niente, sa, ci tiene, secondo me, a fare il nonno. Lui, beh, ma sapeva di questa tua iscrizione, insomma, di tutta questa storia, sa, sa il motivo di questo tuo viaggio. Non ti sarei comportata come un lama senza dirgli nulla, vero? Beh... Cosa gli hai detto? Che andavi semplicemente a dormire fuori per un periodo? Oh, ti prego, non essere un discorotto. I miei genitori accetteranno qualunque cosa. Tu piuttosto hai informato tuo padre con un sms? Per carità, non sono così volgare. Per chi mi hai preso? Eh? Ma che razza di libri leggi? Io sono stato educato in modo molto rigido. Non potrei mai comunicare una cosa del genere a mio padre. Oh, sì, sì, per carità, sei un discorotto. Tu e la tua educazione rigida. Eh? Beh, non possiamo buttare l'educazione all'immondizia. E. Mm, non scoppierà una guerra per questo. Perché mio figlio, nostro figlio, dovrà avere un'educazione rigida come ho avuto io, capito? Eh? Magari la carriera militare, per esempio, mm, l'accademia, io l'ho fatta. Sì, va bene, tesoro, chi se ne frega. Se tuo figlio vorrà farla, la farà. E lei infatti è questo no. che dice, senti guarda, nice non in ho intenzione way. di scuderne davanti a un cappuccino di quarto ordine. Um, non voglio perdere tempo a prendere mosche, ma mio figlio, nostro figlio, scusami, uh, sarà libero to to di fare ciò so che vorrà. Beh, questi sono un po' discorsi uh. da immondizia, non credi? Eh? Uh -oh. Certo dovrà trasferirsi per studiare. Uh. Del resto io mi sono trasferito all'epoca. Uh. Eh? Uh. Vuoi donare anche yeah. questo piatto, tesoro? Yeah. Lei se lo mangia volentieri, mangia tesoro. Ti hanno dato un piatto omaggio. Sei d'accordo? Spero. Lei, guarda, ti prego, beh, non vorrai che giochi con i videogiochi tutto il giorno, mi auguro. Non deve perdere tempo a prendere mosche. Sediti qui, tesoro. Sì, per carità, non dovrà perdere tempo, dai, Questo. questa cosa deve essere chiara, eh. Nostro figlio? Cibo spazzatura, quello che ti pare, ma. Oh, ti prego, non fare il difficile. Farà quello che vorrà fare, va bene? La vita è sua dopo tutto, sì, ma dobbiamo scrivere noi il suo destino. Altrimenti finirà tutto nell'immondizia. Eh, lei non, ti, non gliene frega niente. Sta mangiando, dice sì, 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 certo, hai proprio ragione tu. Come no? Va bene, um, iniziano, ragazzi, anche poi a emergere le, le prime. Sono molto simili, eh. Uh, nel senso che comunque tutti e due vogliono il massimo, però Deadre secondo me è un po' più... è meno rigida comunque perché non ha avuto ragazze la stessa educazione di Renji, uh, diciamocelo. Quindi eh, che Deadre diventare la fidanzata tesoro la vedo molto dura perché insomma ti ha spiegato chiaramente che non vuole proprio saperne, però magari... Direi che a questo punto... Potreste fare qualcosina qui sulla neve? Rilassarvi un po', giocare un po'? Ecco, come la... Ma sì, ragazzi, perché no? Dai! Vai qui, caro! Lei ti raggiungerà subito! Eh... Tazza disintossicante! Un pizzico di limone con del miele rassenerante è la cura migliore... Per una lunga giornata! Eh, lo so, tesoro, hai ragione anche tu! Quindi... Eh, vedete, c'è un po' di imbarazzo, perché comunque eh, è stata scoperta al bagno, sì, ragazzi. In realtà è quel motivo. Però immaginiamo perché, comunque, la nostra si rende conto un po', no? Delle mm, grandi divergenze che ci sono tra loro, dal punto di vista, ragazzi, di come no? ehm, gestire l'educazione del figlio. Quindi, caro, fai una cosa: abiti, cambia abito, indossa qualcosa di pesante perché altrimenti mi congeli qua. Però lui viene qui, insomma, e la bacia sotto la neve. Vedete, lei è già molto concentrata. Lei pensa sempre a un modo per avere la meglio su di lui, ragazzi. Non, non accetta proprio. Avete visto, lei non si fa mettere i piedi in testa. E questo deve essere molto chiaro mh, fin da subito. E poi fai qualcosa di romantico. Vabbè, che dici? Vogliamo fare un'ultima pattinatina? Eh, tesoro, io non credo tu riuscirai a farcela. Però se proprio ci tieni. Tenta, dai. Eh, vedi, mi sa che non puoi. Eh, non puoi farlo durante la gravidanza, tesoro. Mi dispiace tanto. E quindi direi, ragazzi, che noi con Deidre... Che vuole amoreggiare con Renji. Va bene, abbiamo capito. Eh, possiamo anche fermarci qua per questo episodio Siediti insieme Abbiamo visto che l'erede della terza generazione Quindi la generazione gialla È in arrivo E io ho già in mente un nome ragazzi Eh sì, ho già in mente un nome Che rispecchierà un po' la richiesta Siediti Ovviamente di Renji ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate, perché questi due da una parte sembrano perfetti, no? Comunque tutti e due con gli stessi anche obiettivi, ora tralasciamo un po' quelli educativi. Però dall'altra fanno sempre scintille. Un po' dipende dal fatto che tutti e due abbiano un piano in mente. Deidre, in particolare, un po' perché il nostro è pure un po' perfidello quindi figuriamoci. Però, insomma, ragazzi, fatemi sapere veramente cosa ne pensate, sono curiosissima di, di saperlo, perché i vostri commenti sono sempre preziosissimi. Quindi, veramente fatemi sapere. Se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito, a... no, tesoro, lei, lei lo conosci. Vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video, ragazzi, trovate tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link a canale dei miei youtuber. Perciò andate, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi e campanelline attive, ormai lo sapete. E ragazzi, fatemi sapere: ehm, secondo voi preferite un maschietto, una femminuccia per la terza generazione o proprio in generale come figlio di questi due? Vedete bene un maschietto o una femminuccia? Sono curiosa, insomma. Si fa il tifo per il maschietto o per la femminuccia? Sono così, sono curiosetta un po'. Quindi, ragazzi, io vi auguro un fantastico inizio settimana. Una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo: ormai lo sapete più che bene sul Sul-Simmers oh. e non.